Aspetta qui, se vedesse qualcun altro potrebbe farsi un'idea sbagliata. Ok, tengo d'occhio la moto. Ho già visto abbastanza idioti della Nero per oggi. Bene, torno subito. O'Brien sa qualcosa. Conosce il suo secondo nome, Irene. Non può essere viva. Lui è vivo. Perché lei no, eh? Eccolo. You! Merda. Smettila di fare così. Cos'hai per me? Allora, senti. Te lo dico, ma non sono buone notizie. Ho trovato uno disposto a rovistare nei dossier che noi... che loro tenevano quando lo facevano. Ok, O'Brien... Comunque, sarà Whittaker, tua moglie è... stata ricoverata nell'unità Mesh del campo delle Saline, fuori da Silver Lake. Dalle cartelle è stata in sala operatoria 6 ore, poi l'hanno... Ok, trattata. Quindi è sopravvissuta. Hanno curato la ferita. Sì, sì. Secondo i documenti si è ripresa del tutto. Poi l'hanno mandata in un campo alla periferia di... Ok, quindi potrebbe essere ancora viva. Dopo tutto questo tempo può essere viva. No. Se dici... Che significano? Li hanno attaccati. Hanno distrutto tutto. Nessun superstite. Tu sei sopravvissuto. E anche loro. Ehi, nulla avrebbe potuto salvare quell'accampamento. La superstrada 97 è un'arteria. Gli infetti vanno lì, si radunano da Los Angeles, dalla Baia, da Sacramento. Erano migliaia, migliaia, migliaia. E noi non potevamo fare niente. Ho capito, sei scappato. Chi hai portato con te? Membri della Nero. I federali. Tutto qui. Abilitato. Membri della Nero. I soldati, la gente armata. Quelli che avrebbero dovuto proteggere i civili. Non c'è nulla che si possa fare per arrestare l'ordine. No, non mi venire a parlare delle ordine, O'Brien. Beh, allora sai che non c'era nulla e da invece fare. Invece no. Avreste potuto portarli. Salvare qualche vita in più. Non c'era modo, tempo o spazio. Avevano iniziato ad azzuffarsi tra loro prima che arrivasse l'ordine. No, sul serio. Mi spiace per tua moglie. Mi spiace per tutto quanto. Ma devi capire che... se non l'avessi affidata a me quella notte... non sarebbe arrivata alla mattina. Hai fatto la scelta giusta. Se le fossi stato accanto, non avresti fatto altro che morire di fianco a lei. Pensi che non lo sappia? O'Brien. Grazie per averla salvata quella notte. E così ti dispiace, vero O'Brien? Ti dispiace? Cazzo, è stata solo una perdita di tempo. Oh, che cazzo, Boozer! Boozer! Porca puttana, Boozer, dove diavolo sei finito? Ok, Boozer, dove diavolo ti sei cacciato? Orme di stivali è passato di qui. Ok, diamo un'occhiata in giro. Ma che
diavolo è? Dick, ci sei ancora? Qui Ricky. Deacon St. John. Sì, Ricky, sono qui. Che succede? Schizzo ha chiesto di te. Dice che Boozer non si è presentato al lavoro. Sono preoccupata. Ascolta, stiamo bene. Dovevamo fare una cosa. Dì a Schizzo che torneremo entro un'ora. D'accordo. Ehi, sono quasi pronta per andare a sistemare quel trasformatore. Sei sempre disponibile? Certo, fammi solo sapere quando si parte, ok? Sento già l'acqua calda sulla pelle. Passerò ore sotto la doccia. Sì, cioè, sì, fantastico. Senti, Ricky, ora devo andare, ok? Chiudo. Da che parte? Da questa parte. Devo cercare meglio. Che abbiamo qui? Vado alla grande.
Dick! Dick, di qua! Dick, sono qui! Oh, Gesù, Boser, ma che diavolo! Volevo fare shopping, già che c'eravamo, e ho trovato un branco di mastini dei ripugnanti. Buono, amico. Vista non ha infetto. Cioè, è solo un cane. Cercano e uccidono cani in buona salute. Va tutto bene. No, non possiamo lasciarlo qui, Dick. È che non possiamo, okay, non possiamo farlo. Dai, lascia fare a me. Sul serio. Tu pensi di... Ok, bello. Ok, buono. Tutto ok. Bene, allora. Oh, Cristo, Dick. Cristo santo. Tutto ok. Va bene, ok. Tranquillo, bello. Buono. Pronto? Oh sì, fratello. Sono pronto. L'unicamente. Sparato! Il nostro! Tutto bene? Sì, penso fosse l'ultimo. Ah, sembri deluso. Beh, è che odio quei bastardi, lo sai. Sì, ok. D'accordo, ma ora andiamocene da qui. Che diavolo ti hai preso prima? È come se avessi, non lo so, come se avessi perso la testa. Ah, non lo so. Forse era solo la mia sete di vendetta, ma... suppongo che niente potrà mai placarla, no? Se non mi avessi aiutato, con il braccio intendo, non so dove sarei ora. Forse sarei... No, beh, lo sappiamo bene. Te la caverai? Sì, non che abbia molta scelta, come tutti del resto, no? Già, ok, andiamo. La tua moto. Ehi, com'è andata? Che cosa? Hai capito? Il tizio con la tuta spaziale, che ha detto? Ah, non importa. Ehi, andiamo, cazzo. Dai, Boser, ti assicuro che non è il momento adatto. Ah, sì? Pensi che non riesca a prendere a calci il tuo culo flaccido? Forza, che ha detto? Piantala. Dai, che è successo a Sara? Eh? Dov'è la tua signora? Dov'è? Stai giù, fratello! E vuoi ancora? Dov'è la tua signora, Dick? È morta, Boser. Sarà morta. Sì, ed è morta ormai da parecchio. Quindi non pensi di aver pianto abbastanza a lungo? Porca troia.
Penso che il tuo gancio sinistro sia una bomba, stronzo. Beh, è l'unica mossa che ho. Forza, vecchio. Cazzo. Devo rimettermi al lavoro, altrimenti che sfama questo campo. Ehi, è la mia unica mossa. Eppure ti ho spedito al tappeto 3 volte di fila. Che vergogna. Dove andiamo? Torniamo al campo. No, ho ancora un turno di lavoro. Dammi un passaggio lì. È a nord di Sherman's Camp. Ok. Senti, è morta quella notte. E nessuno poteva fare niente per lei. Neanche tu. Avrei dovuto essere lì. Cosa sarebbe cambiato? Lascia stare, è tardi. Schizzo, ci sei? Lost Lake, Schizzo! Sì, che vuoi? Abbiamo avuto un problema. Ehi, dove diavolo sei, fratello? Ha saltato il suo turno oggi. Che cazzo succede? Non puoi stare a sentire, zitto, ascolta! Mentre lo accompagnavo al lavoro, siamo stati attaccati. Dai ripugnanti. Ah, santo Dio. Dove? Fuori da Rogue Camp. Devi dirlo ad Iron Mike. Carlos sta arrivando e non si fermerà. Sai da quant'è che glielo ripeto? Mesi. Ok, vado a parlargli. Facciamo un salto a Tamalo. Boozer sarà lì in pochi minuti. Bene, perché è in debito di un altro mezzo turno per il lavoro che ha saltato. Piantala, Schizzo! Ehi, Nick. Sbaglio, Rogue Camp è dalla parte opposta rispetto a Tamalo. Abbiamo preso la panoramica, chiudo. Stronzo. Affanculo, Schizzo. Avanti, gente. Forza, non fermatevi. Dateci dentro. Se non si lavora, non si mangia. Non agitarti. Così. Ehi. Portiamo dentro il raccolto. Se non grazie dentro, del passaggio. Moriremo di fame. Bene così. John a Lost Lake, rispondete. Nick, ti ricevo. Mike, bene, ascolta. Io e Boozer ci siamo imbattuti in alcuni ripugnanti. Ripugnanti? Accidenti, vi siete spinti al di là di Iron Ridge. Dick, ti avevo avvertito. Senti, ascolta. No, Mike, erano qui, a Rogue Camp. A Rogue Camp? Ripugnanti a Rogue Camp? Sicuro fossero ripugnanti? Se sono sicuro, cazzo Mike, sì, sono sicuro. Difficile sbagliarsi, hanno cicatrici ovunque, sono fuori di testa e uccidono ogni cosa che si muove. D'accordo, ma ora calmati. Carlos ha consentito a un incontro. Schizzo andrà a Iron Butte domani. Scoprirà che diavolo sta succedendo, così potremo... Un attimo, vuoi mandare Schizzo a un incontro con Carlos? Ma Cristo, Mike! Non dirmi come gestire il mio campo, Dick! Te lo ripeto, il mio accordo reggerà. Passo e chiudo!
Ah, il diavolo, fa come vuoi, ma come vuoi. Ma Schizzo ha ragione. Ti farai ammazzare tutti. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Cosa vogliono i membri della Nero? Spariscono per 2 anni e poi si ripresentano ad armi spianate. Non cercate risposte. Vi farete ammazzare. In fondo, le abbiamo già le risposte. Pensano di conoscere questi boschi meglio di me, ma io li ho visti nascosti in giro. Sembrano molto interessati ai furiosi. Continuano a seguirli, li studiano, li osservano, scrivono appunti sui loro taccuini. E sapete perché? Stanno raccogliendo informazioni. Vogliono capire quanto impiegheranno quei figli di puttana a morire di fame, così che i federali possano riemergere dai loro nascondigli e riconquistare come serpi il potere perduto. Per una volta, i furiosi sono dalla nostra parte. Fin quando esisteranno quei mostri, i potenti dovranno marcire nelle loro prigioni di pietra. Forse il mondo non è più nostro, ma non appartiene neanche entrare. Ai federali. Sì, ora lo è il dominio dei furiosi. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Come al solito, sono stronzate. I furiosi non stanno dalla parte di nessuno. E il mondo? Beh, hanno già conquistato. Tutto in regola. Apro il cancello.